La Notte Verde nasce a Castiglione 3 anni fa, siamo alla terza edizione. Nasce sullo spunto di alcuni ragazzi del paese che sentono l'esigenza di riappropriarsi di una relazione forte con la terra che è andata persa. Abbiamo pensato che è giunto il momento, attraverso una manifestazione quale quella di oggi, di diffondere l'etica della sostenibilità e dei cibi biologici, perché mangiare bene, senza veleni, incide positivamente sulla diminuzione di alcune malattie degenerative. E allora vogliamo diffondere le pratiche del cibo biologico e del cibo sano. Seconda volta all'Onte Verde, perché sosteniamo gli argomenti e le buone pratiche promosse da questa iniziativa. Noi siamo a Notte Verde grazie a Rocco Botrugno e Donato, organizzatori dell'evento. Ci hanno voluto perché insieme a loro combattiamo e siamo per la sostenibilità per Madre Terra, e portiamo la canapa come alternativa buona in agricoltura. La pianta della canapa è ottima in rotazione, con i cereali di queste zone dovrebbe essere un buon futuro. Siamo qui con questo laboratorio urbano che quest'oggi fa tappa qui a Castiglione per la Notte Verde. L'obiettivo della giornata è quello di raccogliere gli elementi necessari per far confluire all'interno della programmazione culturale di Lecce 2019 e comunque del territorio Salento che compete in questa corsa verso il 2019 delle tematiche ambientali. Thank you.